Ciao, benvenuti sulle videoguide di lofaionline.it. In questa videoguida vediamo come velocizzare o rallentare un video su YouTube. Dal computer, vai su YouTube e scegli il video a cui vuoi modificare la velocità. Vai con la freccia sul player facendo comparire i tasti di gestione del video, cioè play, pausa, volume, eccetera, e poi clicca sul simbolo dell'ingranaggio, indicato dalla freccia. Dopo aver cliccato l'ingranaggio, ci si apre un menu da cui dobbiamo cliccare su normale, di fianco a velocità di riproduzione, come indicato nell'immagine. Dopo aver cliccato ci si aprirà un nuovo menu su cui leggiamo dei numeri. La velocità minima è 0,25, ovvero un quarto della velocità normale. Per rallentare il video quindi selezioniamo una delle tre voci, 0,75, 0,5 o 0,25. Andando in giù nel menu, vediamo che i numeri vanno da normale fino a 2. Selezionando 2, il video verrà riprodotto alla velocità massima possibile, rallentando più si seleziona un numero vicino a 1. Vediamo adesso come velocizzare un video su YouTube dall'app installata sul nostro telefono. Una volta scelto il video, dobbiamo toccare il player per vedere le varie funzioni di gestione del video, come play, pausa, ingrandisci, eccetera, e andiamo a cliccare sui tre puntini indicati in alto a destra nell'immagine. Ci si aprirà un menu come vediamo nell'immagine, da cui dobbiamo cliccare su velocità di riproduzione, indicato dalla freccia. Poi scegliamo la velocità, selezionando tra i valori disponibili, che vanno da 0,25 a 2, dove 0,25 è la velocità minima, e 2 è la velocità massima che possiamo impostare. Ed ecco come velocizzare o rallentare un video su YouTube. Se la guida ti è stata utile, iscriviti al canale e seleziona la campanella, così saprai quando escono nuove guide. Visita lofaionline.it. Ci sono decine di altre guide per le tue operazioni su internet. Per altre informazioni, contattaci nei commenti, sui social o alle mail che trovi nella descrizione. Come fai? Lofaionline.